l'uomo ha sempre voluto sfidare il mare. Prima con barche fatte di materiali naturali come legno, ferro, canapa, e poi grazie alla chimica si è passati a materiali più moderni come la vetroresina o i compositi in fibra di carbonio. E grazie alla fisica si è sostituito il motore termico alle sole vele o le braccia dei vogatori. E quindi le nuove imbarcazioni richiedono sempre meno potenza perché sono più leggere, ma il che non le rende ecologiche, perché consumare meno carburante non vuol dire fare del bene al pianeta, bisognerebbe proprio non consumarne affatto. Beh, ma le barche a vela vanno a vela e non consumano carburante. Sì, ma siamo sicuri che la produzione e lo smaltimento delle vele non sia un processo inquinante? E poi un altro grande problema è la dismissione degli scafi, che fino ad oggi purtroppo vengono ancora bruciati, affondati o sotterrati. E quindi il progresso ha cancellato la possibilità di avere una nautica totalmente green? No. E infatti oggi sono venuto a Marina di Monfalcone per scoprire insieme a voi un trittico decisamente virtuoso sul tema ecologico. Uno scafo ecosostenibile, spinto da vele riciclabili e un piccolo fuoribordo elettrico. Questo è il futuro. Benvenuti a The Boat Show. Cominciamo subito a conoscere la barca su cui ci troviamo. Questa è EcoRacer 25, uno scafo da regata disegnato da Matteo Polli per Northern Light Composite, una startup nata nel 2019 da Paoletti, Bignolini e Paduano, tre giovani ragazzi visionari a modo loro, e adesso ve ne spiegherò il motivo. Lo scafo misura 7 metri e 69 cm per 2,80 di baglio massimo. Disloca 1100 kg e ha una superficie velica tra i 42 e i 100 metri quadrati. Fino a qui tutto normale, ma sentite bene, questa è la prima barca al mondo ad essere stata fatta in fibra di lino e basalto infuse in una resina termoplastica, che a differenza delle altre resine termoindurenti, alla fine del ciclo di vita dello scafo concede più opzioni. La prima è più complessa e quindi più difficile da industrializzare su larga scala. Grazie ad una serie di passaggi brevettati da Northern Light Composite, i componenti dello scafo, fibre naturali e resina, possono essere scissi e successivamente riutilizzati per la costruzione di un nuovo scafo. Beh, questo è qualcosa di strabiliante. La seconda opzione, invece, è quella che prevede che lo scafo, o perché no il suo stampo, venga triturato e grazie alla natura termoplastica della resina si crea una materia prima seconda, essenzialmente plastica vergine, pronta per una nuova vita come plastica riciclata, ottima anche come materiale per la stampa 3D. Lo so, adesso sarete scettici su due aspetti, il costo e la resa in termini prestazionali, anche perché se non ci fosse un problema sotto questi aspetti, beh, qualcuno l'avrebbe già inventato prima. E invece no, perché questi compositi hanno la stessa capacità strutturale dei materiali che già conosciamo molto bene e il peso è il medesimo della vetroresina. E un progetto così ambizioso, beh, non poteva fermarsi solo al guscio. Qui entra in gioco One Sails, perché se una barca a vela deve essere ecosostenibile, anche le vele non devono essere da meno. Questa tecnologia si chiama 4T Forte ed è un brevetto di One Sails. Principalmente è basata sulla falsa riga di quello che vi ho appena spiegato circa lo scafo. Il materiale che consolida il laminato è di natura termoplastica e al termine della sua vita, grazie ad un processo di riciclo industriale, viene ridotto in granuli di materia prima seconda plastica. E poi può diventare un'altra parte di una nuova vela, come una tavoletta di rinforzo o una maniglia, oppure addirittura questo, un pennarello. E voi direte, ma cosa c'entra un pennarello con la vela? Beh, in realtà niente, ma questa è la differenza tra il riutilizzo e il riciclo. Questa vela potrà diventare materia prima per creare qualsiasi altro oggetto di materia plastica. Beh, sì, però prima di farlo diventare un altro oggetto, godiamocela. Il connubio tra One Sails ed EcoRacer è veramente meraviglioso, perché la barca al timone risulta un derivone, ma un derivone veramente molto performante. E questa è la cosa che vorrei riuscire a sfatare oggi, perché molte volte ecosostenibilità equivale a una mancanza sul punto di vista prestazionale oppure economico. Beh, avete visto che per ora questo non sta succedendo. Di bolina la barca si appoggia su un fianco e rimane lì,
riesce a condurre una rotta precisa e puntuale, meraviglioso. Pensate, oggi qua a Marina di Monfalcone abbiamo un vento teso intorno ai 10 nodi e di Bolina abbiamo toccato i 7 nodi.2. Direi un grandissimo risultato, però adesso vogliamo vederla sotto spin. Sotto spi la musica non cambia perché è una barca molto divertente, la sensazione al timone è splendida. Sono convinto che questa barca possa diventare la barca perfetta per una classe numerosa all'insegna dell'amore per la vela, naturalmente, e dell'ecologia, quella vera. Allora, sto timonando una barca ecosostenibile con vele riciclabili. E quindi cosa ci sarebbe di più ecologico di questo? La ciliegina sulla torta sarebbe riuscire, oltre che a sfruttare la forza del vento, ad immagazzinare un po' di questa energia pulita. E sapete cosa? Lo sto facendo. Questa è veramente una chicca di questo progetto. Si chiama Spirit 1.0 Evo, un prodotto di iPropulsion, e si trova da noi in Italia grazie a Commerciale Selva, unico importatore. È un motore fuoribordo elettrico con alcune caratteristiche molto peculiari. Oltre alla grande facilità di gestione, perché pesa poco più di 11 kg, e la sua natura totalmente green, perché non necessita ovviamente di idrocarburi, né tantomeno di lubrificazione meccanica, infatti non c'è olio né grasso, quindi non sporca, mantiene quelli che sono i vantaggi del classico fuoribordo. Lo si può montare fisso sulla staffa, con la manetta delocalizzata, o con il classico braccio per il brandeggio. E poi un'altra chicca è questo, che no, non è uno smartwatch, ma è lo stacco di sicurezza wireless. Se cadessi in acqua, il motore si spegnerebbe. E poi, sentite? No? E beh certo, perché la propulsione è direct drive, il che significa che il motore sta sott'acqua direttamente attaccato all'elica. E a noi, sopra la superficie, beh, rimane solo il rumore del mare. La batteria integrata è da 48 volt, è stagna e galleggiante se per caso vi cadesse in acqua. Collegandola però ad un pacco batterie di bordo può arrivare ad avere un'autonomia di più di 9 ore. Serve per lunghe navigazioni? Beh no, anche perché la sua potenza è di 3 cavalli 1 kW e la sua autonomia è limitata, anche se però ci sono dei modi per prolungarla. Uno è quello di cui vi parlavo prima. Idrogenerazione. Mentre si va a vela, se la batteria è al di sotto del 90%, l'elica la ricarica autonomamente fino a 330 watt a 10 nodi, mentre invece 100 watt a 6 nodi. E poi in rada oppure in banchina si possono usare i suoi pannelli solari, così da evitare la colonnina che se per caso erogasse energia derivata da fonti non rinnovabili equivarrebbe alla delocalizzazione del punto inquinante. Mi spiego, se brucio carbone là per ricaricare una batteria qui che un giorno poi dovrò anche smaltire, beh, poco cambia, anche se l'efficienza del motore elettrico a pari energia rispetto a quello termico è decisamente maggiore, quindi possiamo dire che elettrico dove si può è sempre meglio. Ma quanto costa fare del bene al pianeta? Allora, EcoRacer vale all'incirca 80.000 euro e alla fine del ciclo della sua vita, come del resto le vele, mantiene questo valore perché può essere rivenduto come materia prima seconda e fruttare una rendita o perlomeno non essere un costo e un incubo, come lo è oggi. Il motore con questa configurazione vale poco meno di 2.500 euro e la sua batteria può essere ricaricata, pensate, più di 800 volte. Quindi fino dagli albori abbiamo visto che la nautica era ecosostenibile ed oggi, grazie a loro, può ricominciare ad esserlo.